sbaglia l'ultimo controllo Saint-Jacques. Winter, Sartor, voleva la palla dalla parte opposta Moriero, che è smarcato. Sartor prova a raggiungerlo, si coordina Moriero ed è un gol strepitoso. Moriero, ancora lui alla Maladier, come ai tempi della Roma. L'Inter in vantaggio ed è un Eurogol davvero. La soddisfazione di Simoni, 25esimo minuto del primo tempo, l'Inter passa in vantaggio. L'applauso di Simoni, gran cross di Sartor, che alla fine raggiunge Moriero che da tempo si era smarcato. Gran coordinazione, palla sotto l'incrocio dei pali lì dove Kormenboeuf non può arrivare. Merita ancora un altro replay questo gol. Moriero aveva segnato nella stessa porta con la Roma nell'1-1 tra Neuchâtel e Roma, poi la Roma si impose 4-0 all'Olimpico. Rivediamo ancora dal basso, perfetto il gesto tecnico e acrobatico di Moriero e l'Inter è in vantaggio. Martin, ancora un cross, Bergomi su Vittel, poi Simeone, Ronaldo, palla giocabile, Ronaldo, taglia d'esterno destro, Winter, Ganz sinistro ed è il raddoppio dell'Inter, si inginocchia Ganz davanti ai suoi tifosi. Ganz, 24esimo minuto del secondo tempo, Ronaldo ispira, appoggio perfetto di Winter di prima e Ganz che si coordina. La soluzione era centrale ma molto potente, Kormenboeuf si è fatto passare la palla tra le gambe, ha soltanto deviato, una deviazione ininfluente. Ganz per il 2-0 in favore dell'Inter. Gianni, sì Marco, allora con questo gol, se la memoria non mi tradisce, Ganz dovrebbe raggiungere nelle competizioni europee